Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Paladins. Oggi siamo con Beric, il nano che sembra tanto Torgor, ed è assolutamente Torgor. Infatti le sue abilità sono queste. Allora, ha un fucile a pompa praticamente, normalissimo, scusate, stavo per morire. Ha una barriera molto utile in confronto a Torgor, che però dava gli scudi, ma non lo so. Ha due torrette a disposizione, e torrette non sono forti quanto quelle di Overwatch, e probabilmente non sono neanche tanto distruttibili come quelle di Overwatch. Devo vedere, comunque sono due, io mi sono concentrato molto su quelle. Ho visto che ha molto tempo di ricarica delle abilità, quindi penso che mi concentrerò su quella cosa. Non so quanta vita abbia, quella dovrebbe essere una cosa che devo controllare. È un tank, o meglio, è messo nei tank, quindi immagino... 3400, sì, dai, cegna. Noi prendiamo questa perché, come possiamo vedere qua, 15 secondi, 10 e 14. L'R1 non ho capito bene che cos'è. Ah, mi lancio! Sei proiettili con un fucilozzo a pompa che fa abbastanza cagare. Questa è la... ok. E questa è una torretta. La barricata non dura un cazzo. E con lui mi sa che conviene flancare. Figa, è abbastanza una merda questo Beric. Madonna, se fa cagare. E vabbè, in quanti cazzo... Guarda quanta cazzo di vita guadagna questo. Vaffanculo, va. Cazzo, si è fatto curare. Aio, che è stato? No, quest'albero di merda è potentissimo, sia nelle cure che... Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Che bastardi. Non so cosa mi faccia questa. Buono! Ci ho fatta! È una faticaccia a giocare sto qui! Porca...
Oh, niente, cioè questo è un fatto... È overtime, ma non ci provano, guarda. Girano, girano, però non ci vanno, non ci vanno, non capi... Non ci provano nemmeno, cioè vogliono uccidere solo quelli che sono nei dintorni, non riuscendoci. E le mie torrette scompaiono anche quando muoio, quindi non... Questa qui è un healer, non so che cazzo sta facendo. Ah, è una serie di uccisioni, ma non fa un cazzo, quindi grazie al cazzo. Vabbè, quanto sto volando? Cioè, mi ha fatto volare a 3 km. Il problema è che quello lì nessuno sa come ammazzarlo. Vabbè, niente. Fa troppo cagare sto fucile a pompa, no? Mi ha perso. Non lo so. Cioè, per me, secondo me Barrick proprio in questa tipologia di gioco fa cagare. Fa cagare. C'è quel Thorald lì con la bolla, in confronto è Gesù Cristo. Sarò io che non l'ho ancora capito come giocarlo? Può essere, ma... Non è un tank, le sue torrette ci mettono tre quarti d'ora. Il suo scudo dura 4 secondi. Che cazzo fa in 4 secondi? Non lo so. Cioè, guardando qui, il mio l'ho fatto. Nonostante un'arma che faccia abbastanza cagare, i danni ne ho fatti abbastanza. Guarda quel flank lì, ad esempio, quanto cacchio ha fatto schifo. Non lo so. Proviamo a fare un'altra partita, a vedere, ma... Io questo personaggio lo boccerei a lei, cioè proprio... Magari c'è qualcos'altro in cui può essere bravo, ma... Da quel che ho capito, no? Se andiamo a vedere... Barrick... Le sue carte. No, andiamo a vedere le sue skill. C'ha un rocket che lo lancia in avanti. Non è neanche un escape perché ti possono colpire. Costruisce torrette che fanno 150 danni ogni secondo. E puoi costruire massimo 2. Non è che tanto. E puoi metterle una ogni 10 secondi, e quello è fatto. Cioè, se potessi metterne una ogni 10 secondi, ma comunque continuano a rimanere, ci sta. Ma a sto punto, fammene mettere... Non lo so, cioè, ma non lo so. Le torrette non possono sbagliare. Eva tri... 3%, cioè 3 secondi cooldown in meno è tanto. Fanno 20 danni in più, 20%, cioè questa è molto bella di cosa. Ma questa qui è una cagata. Barricata fa cagare. Ma poi le torrette possono sbagliare. Cioè le torrette possono sbagliare, mi viene da morire. Allora, io direi che facciamo questo. Che cazzo volete voi due? Ok, ci siamo.
ho riuscito a conquistare la posizione. Più o meno. Devo curarmi prima. Non posso andare a combattere. Cos'è? Ah cazzo, c'era il... quello lì stava sparando la mia torretta come non so cosa. Ero un pochino incastrato. Ok. C'è ancora quello là dietro, incredibile. È la mia ulti, mi sembra abbastanza... O sono io che l'ho usata abbastanza a cazzo de cane? Sì, probabile. Proviamo a usare life... life... drain, eh? Che cazzo è? C'avevo dietro il coso che mi continuava a spingere. Ma... raga, eravate tutti lì? Però è che questi qui arrivano alla velocità della luce sul punto. Appena ho la barriera. Porca puttana, quanti danni ha fatto questa tipa qua. O hanno tutti le ulti. Ma io odio quando gli altri non usano le ulti. Oh porca. Non ce l'abbiamo fatta, eh? Era giusto.
Recuperiamo la vita. Non posso. Oh, non muore! Che cazzo mi ha colpito? Ma perché l'ha lanciata a me là in fondo? Dai, dai, dai! No, gli mancava così poco! Sono rallentato come non so cosa. Sono anche riuscito ad ammazzare quello lì. Comunque trovo che Beric sia veramente, veramente una merda di personaggio. Posso dire? Fa cagare. Non lo capisco, cioè. Ha un fucile a pompa che fa schifo. Le torrette fanno praticamente danno. Cioè, magari con la carta leggendaria là, ok, magari è qualcos'altro. Ma così fa schifo. Vabbè ragazzi, anche per questo video è tutto. Io come al solito ho fatto benino, perché la mia parte l'ho fatta. Questo qui non l'ha fatta. Quanti pochi danni hai fatto? Come cazzo è possibile che ti supero con un tank che... Vabbè, lasciamo stare. Vabbè che hanno superato anche i due cazzo di healer. Ma lui no, non è un healer lei. No, no, scusate, questo qui è un flank. No, sì, dovrebbe essere un nuovo flanker. Non me lo ricordo neanche più. Objective time, sì, ci sono stato di più, però... Comunque non mi piace. Devo vedere se ci sono altre carte. Beric, sinceramente, sei bocciato per me. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre, se non siete ancora iscritti, vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!